Alessio, eventi on air. Ed eccoci qua rientrati, anteprima per lo spettacolo in galleria, la galleria Char, il meraviglioso gioiello Liberty di Roma, e abbiamo ancora di nuovo qui con noi questa sera per la vigilia che freme per lo spettacolo Fino alle Stelle, omaggio ad Alberto Sordi nel centenario della nascita, liberamente ispirato a Polvere di Stelle, e diamo il benvenuto ad Agnese Fallongo e a Tiziano Caputo. Ciao, grandi miti, proprio mitici, veramente straordinari, straordinari. Noi, beh, siamo affezionatissimi, sì. Non vi molliamo più. È meraviglioso. Bene, io ancora un grazie veramente di cuore di essere qui con noi a Terza Pagina Magazine, questa vigilia che vi vede protagonisti alla Galleria Sciarra. Veramente complimenti di cuore. Prego Nicolò. Bene, buonasera, ben trovati. E allora a questo punto spendiamo qualche parola su questo evento, perché il 26 settembre, che è prossimo, cioè domani, alle 20:30 debuttate con Fino alle Stelle. Gli ingredienti magici di questo percorso, di questo confronto con il pubblico, dove c'è una stella più luminosa delle altre, cioè Alberto Sordi. Beh sì, comunque tra l'altro è veramente una cornice suggestiva, inoltre lì vicino c'è proprio la galleria dedicata ad Alberto Sordi, quindi come dire, proprio respiriamo, come dire, la sua aria in un certo senso, e speriamo insomma di rendergli omaggio al grande maestro con questo spettacolo che ricorda un po' quello che facevano Monica Vitti e Alberto Sordi in Polvere di Stelle. Esatto. A questo proposito, regia di Raffaele Latagliata, come vi siete combinati, come vi siete integrati all'interno di questo spettacolo che appunto, come tu hai anticipato, è liberamente tratto da Polvere di Stelle, quindi insomma sicuramente la memoria giocherà un ottimo ruolo, no? Perché chiunque verrà ad assistere sicuramente non può non appagliare la vostra la vostra rappresentazione con quello che è poi un capolavoro come Polvere di Stelle. Diciamo che la cosa che ci ha entusiasmato del film erano proprio le disavventure dei due protagonisti in un periodo storico molto duro, e già fare l'artista o essere artista, come si dovrebbe dire, è complicato in qualunque epoca, figuriamoci insomma durante una guerra o anche nel dopoguerra. Infatti i nostri personaggi, cioè, è liberamente tratto perché i nostri personaggi prendono spunto dai due protagonisti del film Polvere di Stelle, però sono poi alla fine due cantastorie siciliani che decidono di partire alla ricerca del successo e di scalare tutto lo stivale. Quindi il nostro chiaramente intanto è un omaggio a due grandissimi, ad un grande film, e poi chiaramente abbiamo cercato un po' di staccarci da quella che era proprio la storia del film, cercando di dare voce a due personaggi nuovi e ad una storia nuova. E il fatto che siano del sud poi per noi ormai sta diventando il marchio di fabbrica, anche se non siamo siciliani, praticamente stiamo interpretando sempre più personaggi che vengono dalla Sicilia. State adottando la Sicilia nelle sue tradizioni. Sì, non si sa perché, siamo appassionati, amiamo quella terra, e tant'è che io con una siciliana mi ci sono pure fidanzato, quindi. Tutto torna. Prima di passare la parola a Michele Vitiello per una domanda, mi fa piacere sapere da voi se i ruoli maschile e femminile, i ruoli proprio di genere, hanno delle connotazioni particolari, perché penso che anche l'aspetto interessante di quello che fu Polvere di Stelle era la combinazione tra un maschile che era abituato a fare lo spettacolo, a fare l'artista, e dall'altra parte un femminile che invece cominciava a fare spettacolo, a fare l'artista, con tutti i problemi, le disavventure che significa essere donna, soprattutto in quel periodo. Beh, sicuramente comunque sono due personaggi tridimensionali, e la cosa interessante è che ovviamente
c'è una dinamica uomo-donna in questo spettacolo, anche perché i protagonisti, oltre ad essere artisti, però poi nelle loro disavventure appunto approfondiscono anche un rapporto interpersonale fra di loro, quindi ci sono anche delle gelosie, come dire, dei momenti molto teneri e anche molto divertenti fra loro due, però si scambiano spesso le parti, nel senso che non c'è mai un personaggio dominante, è sempre un rapporto paritario a seconda dei momenti, sono disposti entrambi a tirarsi su nei momenti difficili, un po' per uno, insomma, come dire, lo fanno in maniera reciproca, e quindi questo li rende, secondo me, cioè il pubblico si affeziona di più proprio perché sono sempre sullo stesso piano, ecco, a seconda dei momenti, non c'è un maschile dominante o viceversa un femminile dominante, sono molto equilibrati in questo. Ecco. Sì, quello che domina è la fame, diciamo. Ecco. Meraviglioso. E la fame non è di genere. La fame di fame. No, esatto, non è di la genere e non è di classe sociale, cioè, nel senso che quando arriva a tutti. Michele. Sì, eccoci, vabbè, ricordiamo Mimmo Adami e Dea Dani, che erano loro i personaggi, il capocomico di Polvere di Stelle, nonché Alberto Sordi, e Monica Vitti, la soubrette tanto amata dal pubblico. E quanto questi due personaggi aderiscono a voi nella vita reale? Questo è difficile. Sì. Avete 30 secondi da questo momento per rispondere. No, credo che la passione che, diciamo, accomuna me ed Agnese su tutto quel periodo storico, almeno a livello artistico, credo che poi in un certo senso identifichi anche un po' la nostra vita, non solo artistica ma anche quotidiana, quella reale, ecco. Quindi parliamo di una Roma occupata degli anni 40, se non sbaglio. Sì, esatto, ecco, è questo il problema, è che non potremmo mai arrivare a quei livelli perché la condizione, diciamo, quello che ci circonda è molto molto diverso, perché lì c'è una condizione tanto di povertà, perché appunto la famosa fame di cui parlavo prima, dovuta proprio alla guerra, quindi forse c'è un po' di masochismo in noi, quasi l'andiamo a cercare quel tipo di sofferenza, perché è quella che dà luce a un certo tipo di artista, e molto spesso quel tipo di artista è quello che cerchiamo di essere sia io che Agnese, perché in questo siamo molto simili, abbiamo feeling. Per cui paradossalmente, nonostante sia stato un periodo durissimo, ci affascina proprio per questo, perché gli artisti avevano fame e quella fame portata sul palcoscenico diventava di una potenza sconvolgente. Fame grinta nel vostro caso, Agnese? Beh sì, ci accomuna comunque, ecco, una fame artistica, se così vogliamo dire, anche perché siamo proprio alla ricerca di quella linfa che comunque è legata a un'esigenza, a un'urgenza di raccontare qualcosa. E anche perché secondo me c'è sempre una differenza tra come dire, un bravo interprete e invece un artista che ha qualcosa da dire, ecco, la pretesa in un certo senso, o più che dire il nostro obiettivo, è proprio quello di riuscire a raccontare qualcosa di nuovo, che proprio parte dalla sensibilità e dalla poetica che condividiamo con Tiziano, quindi diciamo un po' un obiettivo abbastanza come dire, grande, però è quello che secondo me dovrebbe spingere poi ogni artista. Bene, bene. Potrei grazie. Fare un gioco di parole, invece che fame, fama, no? Perché poi alla fine oggi si pensa e molto spesso si rincorre una fama, no? Facendo l'artista, che non c'entra niente invece con quell'impellenza, con no. quella fame, con quella sete che voi avete di raccontare. Ecco, il racconto sì. penso che sia la base di tutto. Hai perfettamente ragione, anche perché secondo me la fama dovrebbe essere un effetto collaterale, mai un obiettivo. Esattamente, esattamente. Quando diventa l'obiettivo è la fine di un artista, secondo condivido, il mio parere. Condivido ovviamente. Pienamente. Non racconta nulla, perché questo è il disastro. Allora, ricordiamo in maniera precisa, puntuale, cosa accade domani, 26 di settembre, e dove, a che ore, eccetera, eccetera. Vai Tiziano. Allora, siamo in Galleria Sciarra, che è una galleria meravigliosa che si trova dietro il Teatro Quirino, che è anche un po'
in un certo senso la nostra, una delle nostre case, ecco, e gestito anche da Jeff Iglesias, che è stato un po' il nostro padrino artistico, almeno il primo, e lo ringraziamo per questo. Quindi siamo in Galleria Sciarra, l'evento avrà inizio alle 20:30, se non sbaglio, vero Agne? Sì, sì, 20:30, confermiamo noi che abbiamo la locandina. Esatto, sì, lo sapete meglio voi. E niente, vi aspettiamo domani. Comunque Agnese, allora do una notizia in anteprima, noi non questa settimana ma la prossima settimana, st'altra settimana, sì, precisamente dal 5 ottobre avremo in collegamento per parlare proprio del programma degli spettacoli in Galleria Sciarra il direttore artistico, ecco, quindi diamo un'anteprima e conferma anche grazie ad Agnese Fallonga e non solo, veramente straordinaria partner ufficiale qui di Terza Pagina Magazine, fantastica, ma poi vabbè daremo uno scoop, ma lo scoop lo daremo più in là, perché Agnese Fallonga, salvo tra virgolette imprevisti personali, sarà presente per un evento, quindi ora non diciamo nulla, lasciamo tutto così. Bene, ricordiamo 26 settembre fino alle stelle, omaggio ad Alberto Sordi nel centenario della nascita, con i grandi Agnese Fallonga e Tiziano Caputo. Grazie di essere stati qui con noi a Terza Pagina Magazine. Ciao, grazie, a presto. Ciao.